al trionfo del Socco Immacolato. E questa è la nostra grande speranza, la grande promessa che è stata fatta a Fatima. Per cui dobbiamo, in questo mese di maggio, soprattutto dovremo fare del tutto per pregare con grande fervore il Santo Rosario. Quello che faremo sarà trasmesso in diretto e noi pregheremo il Rosario in diverse lingue. E abbiamo invitato in questa occasione i nostri gruppi anche dell'America Latina e della Germania. Per cui sarà pregato in latino e poi in italiano, in tedesco, in spagnolo. E poi nella lingua locale della Nigeria e delle Filippine. Dunque siete tutti invitati. Adesso, oggi vogliamo particolarmente contemplare e meditare il mistero della Vergine Maria, e c'è un grande santo francese che è stato ispirato dallo Spirito Santo propriamente, e che ha rivelato delle meraviglie sulla Vergine Maria. Ora, se noi stiamo trovandoci in questa epoca in cui adesso possiamo dire come una nuova epoca, perché non è che questo si risolverà da un giorno all'altro, per cui possiamo dire una nuova epoca è sorta nell'umanità, e questa nuova epoca, e in questo grande deserto, siamo chiamati come gli israeliti a lasciarci guidare da quella colonna di nube, che era una colonna di fuoco di notte, e che guidava gli israeliti nel deserto fino ad arrivare alla terra promessa. Ebbene, in questo grande deserto in cui noi siamo, abbiamo una grande speranza. C'è una mamma che ci guida, che è la Vergine Maria, e lei è la colonna di fuoco, la colonna di nubi. È lei che ci guida in questo momento di tribolazione, e lei ci porterà fino alla vittoria del Socco Immacolato, che è stato preannunciato a Fatima ed è stato confermato dalla grande dottore della Chiesa, Hildegard de Bingen, che dopo il momento, la grande tribolazione, avviene il trionfo, l'epoca di pace, il trionfo della Vergine Maria. Allora, vogliamo adesso, questo trionfo della Vergine Maria è stato annunciato anche da questo grande santo francese che si chiama San Luigi Grignon de Montfort, che ha scritto questo libro, quasi ispirato divinamente, che si chiama Il Trattato della Vergine Maria, e che secondo Giovanni Paolo II è il secondo libro che lui preferiva dopo la Bibbia. San Giovanni Paolo II, il suo motto era Totus Tuus, diceva che dopo la Bibbia il libro che lui preferiva è questo libro di San Luigi Grignon de Montfort. Allora io cosa ho fatto? Ho mandato questa catechesi in America Latina ai gruppi che abbiamo là dell'America Latina, e ho tradotto in italiano per facilitare il lavoro. E ho preso soltanto alcuni articoli di questo libro, di cui io penso che sono più significativi e veramente sono pieni di profonda sapienza. Allora adesso ascoltiamo un primo articolo. Maria Rita, lo può leggere per favore? Sì, mi sentite? Sì, sentiamo bene. Allora, nel mese di prima, San Luigi Grignon de Montfort. Maria è il santuario della Santissima Trinità, dove Dio dimora più magnificamente e meravigliosamente che in qualsiasi altra parte dell'universo, senza eccezione dei cherubini e dei serafini. Creatura, per quanto pura, è permesso di entrare lì senza un privilegio speciale. Bene, allora Dico con i santi. sì, rimaniamo qua. Qui questo articolo dice che Maria è per eccellenza, santuario della divina presenza di Dio. E che questo santuario, Benissimo. allora, questo santuario in cui ha avuto la massima della presenza di Dio sulla terra, il cuore immacolato e la Vergine Maria, tutti noi, i suoi figli, siamo chiamati anche noi a rifugiarsi in questo cuore immacolato, perché siccome lei ha accolto il figlio di Dio per 9 mesi nel suo cuore immacolato e ha realizzato in lei delle meraviglie, per cui la massimo della presenza
di Dio nella persona del nostro Signore Gesù Cristo, ed è che a noi siamo chiamati anche noi a rifugiarsi in questo santuario. Però lei dice, San Luigi dice, possiamo entrare soltanto con una grazia speciale. In questa grazia speciale dobbiamo chiedere alla Vergine la grazia di poter entrare e di poter rimanere nel suo cuore. È una grazia speciale che dobbiamo continuare su questi articoli di questo libro. Vorrei farvi ascoltare un pochino il nostro fondatore, quello che lui ha detto un pochino sulla Madonna di Fatima, visto che la Madonna di Fatima sta qui, ma è molto collegato con il tema che vediamo stasera. Ascoltiamo un pochino il nostro fondatore, Don Domenico Labelate. Il nostro ritiro, Pissima, a Fatima ha privilegiato il 13 del mese, soprattutto tra il maggio e l'ottobre. Quasi a voler dire che fra questi due mesi viene incastonata la mia vita, il mio splendore, la mia bellezza. La Fatima fu il 13 maggio, l'ultima gloriosa, sempre a Fatima, il 13 ottobre. In quell'occasione la Madonna apparve nel suo grande splendore. Se già dal 13 maggio, quando lei parlava, era tutta rivestita di luce e la luce dalle sue mani cadeva sui piccoli, e i piccoli non ricevevano soltanto una benedizione, ma ricevevano proprio un influsso diretto di Dio. Tanta da dover dire, ti adoro, Santissima Trinità, mentre guardavano la Madonna. Si trovavano alla presenza di Dio. Per loro era come una revisione di vita. E dicevano, le nostre anime si aprono sotto l'influsso di questa luce come un quaderno. Dunque qui il nostro fondatore ribadisce esattamente quello che vi ho detto prima. La Madonna Fatima rifletteva il sole di Dio, per cui quando i bambini si trovavano alla presenza della Madonna, si trovavano alla presenza della Santissima Trinità, perché Maria è chiamata anche la luna divina, la luna mistica, mistica luna, perché riflette, ma riflette in pienezza la luce di Dio. Per cui i bambini di Fatima, con la presenza della Madonna, e vedevano e si trovavano alla presenza di Dio, adoravano la Santissima Trinità, ma anche il riflesso di Dio nella Vergine Maria faceva sì che loro potevano vedere come un libro aperto alla luce di Dio la propria anima. Continuiamo ad ascoltare il nostro fondatore, Don Domenico Labelate. Quindi la Madonna dà così a noi una applicazione pratica concreta di quella che è la sua missione, sacramento di avvicinamento a Dio, sacramento di apertura a Dio, sacramento di unione. Sì, questo ha dimostrato la Madonna dal 13 maggio 1917. Ma quando il 13 ottobre, oltre l'azione comune, quella di riflettere la luce dalla sua persona, dalle sue mani, entro i cuori, le anime di quei piccoli che ascoltavano e vedevano, la Madonna rivolse la luce verso il sole, alzò le mani verso il sole. Il sole cominciò a danzare, a roteare di gioia, a prendere tutti i colori e a rifletterli di gioia in tutto intorno per un raggio di 20 chilometri. Erano 70.000 spettatori. Che cosa vuol dire questo? La visione della gloria di Maria nella gloria di Dio. Ecco, la Madonna è l'unica. Terminiamo qui adesso con il nostro fondatore.
la manifestazione della gloria di Dio nella gloria di Maria. Dunque Dio ha voluto realizzare questo grandioso miracolo del sole per esaltare la Vergine Maria. Allora, come vi ho detto, è nostra epoca, che è un grande deserto, abbiamo una guida, abbiamo una colonna di fuoco che si sta guidando di notte, una colonna di nube di giorno, è la Vergine Maria. E con lei non dobbiamo aver paura, dobbiamo avere piena serenità. Lei ci guiderà, ci proteggerà e lei sarà la nostra capitana in questo tempo. E lei, soprattutto, dobbiamo lasciarci guidare da lei, avere totale fiducia in lei. L'esempio è Gesù. Gesù si è affidato totalmente a lei. E continuiamo a leggere questi articoli del San Luigi di Grigno Montfort, vedremo le meraviglie del mistero della Madonna. Continuiamo, Maria Rita, al secondo articolo. Dico con i santi, la sublime immagine Maria è stato il progetto del nuovo Adamo, che è stato incarnato in lei dall'opera dello Spirito Santo per compiere le incomprensibili figlie. È il mondo sublime e divino di Dio, pieno di bellezze e di tesori ineffabili. Va bene, allora qui dice che Maria è il nuovo paradiso terrestre, del nuovo Adamo. Allora, siccome noi abbiamo perso dopo il peccato originale il paradiso terrestre, ebbene il santo dice che adesso abbiamo un nuovo paradiso terrestre. E questo nuovo paradiso terrestre ne ha abitato in esso prima di tutto il nuovo Adamo, che è il nostro Signore Gesù Cristo, ha abitato nel suo cuore materno per 9 mesi. E noi tutti siamo chiamati a entrare in questo nuovo paradiso terrestre, che è il cuore della Vergine Maria. In che maniera? Abbandonarsi, consacrandoci nel suo cuore immacolato, lasciarci guidare da lei, abbandonarsi come piccoli bambini nel suo cuore. Ad ogni istante della giornata, lei è la sposa dello Spirito Santo, e rimanere nel suo cuore materno, rimanere e fare tutto per mezzo di lei, con lei, in lei, è una cosa meravigliosa, perché lei, il suo compito è di guidarci a Gesù. E siccome Dio ha rivelato questo, che è venuto nel mondo attraverso Maria, e ha voluto che noi prendiamo la stessa via di Lui, dunque vuole che noi lo seguiamo nelle sue orme, e dobbiamo fare la stessa cosa che ha fatto Gesù. Abbandoniamoci, affidiamoci, lasciamoci totalmente guidare dalla mamma, come lui, Verbo di Dio, si è sottomesso totalmente a lei. Adesso continuiamo l'articolo, però Maria Rita, ti chiedo per favore, rimane sempre vicino al microfono, però sempre la stessa distanza, affinché possiamo capire bene quello che stai dicendo. L'articolo seguente, per favore. I santi hanno detto cose ammirevoli su questa santa città di Dio e come testimoniano loro stessi non sono mai stati così eloquenti né felici come quando parlavano di lei. Tutti proclamavano che l'altezza dei suoi meriti elevata fino al trono della divinità è inaccessibile. La grandezza del suo stende anche su Dio stesso è incomprensibile. E infine, la profondità della sua umiltà e di tutte le sue virtù è grazie, e grazie è un abisso insondabile. O altezza incomprensibile, o grandezza senza misura, o abisso impenetrabile. Sì, quello che dice San Luigi Grignon l'ho ritrovato nel ricercare i documenti della Chiesa. In quello che dice San Pio IX nel documento La bolla dell'Immacolata Concezione, che si chiama Ineffabilis Deus, lui dice che nessun santo sulla terra e in cielo ne potrà penetrare la grandezza delle virtù, della santità della Beata Vergine Maria, soltanto Dio può penetrarla.
Dunque, chi potrà conoscere in profondità la santità della Vergine Maria? Nessuna creatura sulla terra e nessuna creatura in cielo. Solo Dio potrà penetrare nell'abisso di virtù che è la Vergine Maria. E dunque, quello che è il capolavoro di tutta la creazione è una meraviglia di meraviglie, di santità, e l'opera la più grandiosa che è mai uscita dalle mani di Dio, perché in lei Dio ha realizzato la perfezione della santità. E nessuno, né sulla terra né in cielo, potrà capire l'infinità dei suoi meriti, l'infinita grandezza della sua umiltà e l'infinita grandezza delle sue virtù. Solo Dio può penetrarla. Adesso continuiamo a leggere questo meraviglioso libro di San Luigi Grignion de Montfort, che era il libro più amato del Papa Giovanni Paolo II. Continuiamo. Sì, ma... è quindi giusto e necessario ripetere con i santi: e Maria non consatis, Maria non è ancora stata elogiata e servita come si dovrebbe. Merita lodi e rispetto, amore e servizio ancora migliori. Dunque qui... dobbiamo anche dire con lo Spirito Santo: tutta la gloria della figlia del Re è dentro di lei, come se tutta la gloria che il cielo e la terra gli rendono non erano nulla in confronto a quella che riceve interiormente dal suo Creatore e che è sconosciuta alle creature, incapaci di penetrare il segreto dei segreti del Re. Bene, allora qui... De Maria nunquam satis, questa è una frase di dei padri della Chiesa, che dice, questo dice, che su Maria mai arriveremo a dire quello che dovremmo dire su di lei, che in Maria la loderemo, l'ameremo, la loderemo come merita di essere. Mai basterà quello che facciamo. Per cui quello che noi potremmo dire della Madonna, quello che potremmo, come potremmo lodarla, come potremmo parlare delle sue meraviglie, mai basterà. Questo dicevano i santi. E poi mi ricordo che anche il Papa Benedetto, quando era prefetto della congregazione della dottrina, a un'intervista che lui dava a Messori, disse che all'inizio gli sembrava esagerata questa espressione. Però dopo, approfondendo Maria, lui dice, approfondendo anche convertendosi, perché lui ha avuto un momento di conversione anche da teologo, ha detto che è veramente così. Di Maria non diremo mai abbastanza, mai loderemo Maria come se merita, perché in realtà lei, e lui diceva al cardinale Ratzinger, che la crisi attuale della Chiesa si risolve in una sola parola, e quella parola è Maria. La scoperta di Maria, ritrovare la devozione profonda a Maria è la soluzione per la Chiesa. Per cui se la Madonna, lei, e Dio permette che lei apparva in tante parti del mondo, e già tante apparizioni del mondo sono state riconosciute dalla Chiesa, anche il Medjugorje, le prime apparizioni sono già riconosciute, le prime apparizioni che sono avvenute a Medjugorje, e poi tutte le apparizioni che lei svolge in tantissime parti della terra. Io, per esempio, Guapa in Nicaragua, Betania in Venezuela è stato riconosciuto, e poi Akita in Giappone, in Francia abbiamo tantissime apparizioni riconosciute, Borin, Banneux, Parigi, Rue du Bac, Pomain, Notre-Dame de l'eau, in Francia ci sono tantissimi luoghi riconosciuti dalla Chiesa. Ebbene, ci parlano tutti che questi tempi che stiamo vivendo, che staremo e che stiamo ancora
stiamo arrivando, ancora arrivando a questi tempi che sono poi tempi di grande tribolazione, la soluzione è sempre Maria, è quello che diceva dall'inizio. Se noi vogliamo affrontare questi tempi con serenità, dobbiamo prendere il Santo Rosario, dobbiamo affidarsi alla Madonna e lasciarsi guidare da lei, quello che vi diceva fin dall'inizio. Adesso andiamo un pochino a leggere di nuovo questo, che la, questo grande santo. Continuiamo. Poi dopo vedremo alcuni passi biblici. Affermo tuttavia, sono Dio ha voluto iniziare e finire le sue opere grandi attraverso la Beata Vergine da quando l'ha formata. Si deve credere che non cambierà mai il suo procedere. Dio non cambia né i suoi sentimenti né nel suo modo di agire. Allora, cosa significa? Dio... Sì, aspetta. Questo cosa significa? Significa che, e adesso vi ribadisco quello che dice il santo, Dio per mezzo di Maria ha operato la sua più grande opera sulla terra, che è l'incarnazione. Però il santo dice che Dio non cambia nel suo procedere, cioè è sempre attraverso di Maria che Dio realizzerà le sue grandi opere, soprattutto realizzerà le sue grandi opere anche nella fine, alla fine dei tempi, secondo il San Luigi Grignon de Montfort, è per mezzo di Maria, perché Dio non cambia nel suo procedere. E dunque, se noi vogliamo che andare in cielo attraverso una scorciatoia, prendiamo la via di Maria, perché attraverso Maria permetteremo allo Spirito Santo, permetteremo a Dio di agire nella nostra vita. E permetteremo anche a Dio la missione di santità che Dio ha previsto fin dall'eternità per noi. Per cui se noi prendiamo la via di Maria, come Dio ha preso questa via, è la via migliore. Dio ha preso questo metodo e noi dobbiamo prenderlo. Continuiamo un pochino ancora e poi dopo vedremo alcuni passi biblici su un tema che è collegato. Dio, il Figlio, discese nel grembo vergine di Maria, nel suo paradiso terrestre, per compiacere se stesso e compiere segretamente meraviglie di grazia lì. Ha glorificato la propria indipendenza e maestà, sottomettendosi a questa gentile vergine nella concezione, nella nascita, nella presentazione nel tempo, nella vita trascorsa di 30 anni fino alla morte, alla quale deve partecipare per offrire con lei un singolo sacrificio e per essere immolata dal suo consenso all'Eterno Padre, come in altre volte Isacco dall'obbedienza di Abramo alla volontà di Dio. Sì, dunque... Maria ti anticipi tutte le grazie. Medianera, sì, allora continuiamo questo articolo. Sì, va bene, continuiamo un pochino anche questo articolo. Ha comunicato a sua madre ciò che ha acquisito attraverso la sua vita e morte, i suoi infiniti meriti, le sue innumerevoli virtù. E l'ha costituita tutoriera di tutto ciò che il Padre le ha dato in eredità. Attraverso di lei applica i suoi meriti ai suoi membri, comunica loro le virtù e distribuisce le sue grazie. Margherita, allontanati un pochino dal microfono, pochi centimetri, si sentirà meglio. Sì, continua. Sì, sì, va meglio. Meglio Maria, il suo canale misterioso, il suo acquedotto attraverso la quale passa dolcemente e abbondantemente le sue misericordie. Allora, sì. Allora, questo è quello che dice San Bernardo. E dice San Bernardo, Dio sulla terra, che il nostro Signore Gesù Cristo, tutte le grazie che Lui ha acquistato a favore di noi uomini, tutte le virtù che Lui come uomo ha acquistato e a favore di noi uomini, tutta l'economia della grazia che Lui ha acquistato attraverso la sua incarnazione, la sua morte sulla croce, la sua resurrezione,
tutto questo bagaglio infinito di grazie l'ho affidato a Maria, affinché lei, come tesoreria di tutto questo di grazie, potesse comunicarlo agli uomini come un canale di grazia, come mediatrice di tutte le grazie. E dunque possiamo dire da dove viene la grandezza di Maria, che Dio si è fatto dipendente di lei. E questo è vero, perché Dio ha voluto la sua dipendenza quando, fin dall'inizio, quando lei gli ha chiesto il suo fiat, perché se e lei, come rappresentante di tutta l'umanità, ha detto il suo sì, il suo fiat, e per cui Dio si è fatto uomo nel suo grembo. Per cui Dio si è fatto dipendente di Maria, ma anche ha voluto questa dipendenza non soltanto in 30 anni di vita nascosta, ma anche nella sua vita pubblica. Ha voluto con lei la sua madre, quando si è offerto nel Tempio, già fin dall'infanzia, lei, la Vergine, la presentò nel Tempio, e poi la offrì sulla croce. Ha voluto che lei fosse presente al sacrificio della croce. Per cui Dio si è fatto dipendente di lei e continua ancora così nel cielo. Attraverso Maria Dio continua a diversare le grazie sugli uomini attraverso di lei, come mediatrice di tutte le grazie. Questo dice questo santo. Adesso non vogliamo troppo su tutti questi articoli meravigliosi, adesso vediamo soltanto gli ultimi tre articoli che ho messo qui, gli ultimi tre articoli, perché questo ci rivelerà una verità molto importante per noi, perché a volte noi diciamo siamo... E adesso nell'angoscia, siamo nella paura, oppure qualche volta cadiamo, e allora qual è il rimedio? Ascoltiamo adesso gli ultimi tre articoli che ho dato in questa catechesi. La puoi leggere, gli ultimi tre articoli? Quali, che numero? Gli ultimi tre finali. 87, 88? E 89, sì. No, 89 non c'è. Allora, 80, sì. Allora, io... Dall'87. Allora, e allora sì. Cominciamo dal 52, sì. Dal 52B. 52B. Sì, 52B? Sì. Perché Dio è concesso a Maria un potere così grande contro i demoni, i quali, nonostante la propria volontà, sono stati spesso costretti a confessarlo attraverso la bocca di prostituti. Hanno più paura di un singolo sospiro di Maria a favore di una persona che delle preghiere di tutti i santi, una minaccia contro di loro, più di tutti gli altri tormenti. Ok, questo è molto... Aspetta, qui dice che i demoni, che sono l'inferno, che poi girano nel mondo, hanno più paura di un solo sospiro, di una sola preghiera della Vergine Maria, che di tutte le preghiere dei santi. E hanno paura di lei, perché Dio ha dato un potere straordinario a testa del demonio, di scacciare i demoni. Per cui i demoni la temono più di tutti i santi. Ed è per questo che è molto importante pregare il rosario, perché se noi vogliamo la protezione di Maria, vogliamo che lei protegga le nostre famiglie, preghiamo il Santo Rosario con fervore e amore, perché il demonio ha paura di lei. Perché paura, anzi, dice il santo, più dello stesso Dio. Perché? Perché è una umile creatura. Ed essendo una creatura umile, per cui Dio ha voluto che il demonio obbedisca a lei. Per lui è una grandissima umiliazione di umiliarsi, di obbedire e a una creatura che è infinitamente inferiore alla sua, che è inferiore alla sua natura, perché la natura umana è inferiore a quella angelica, però
è sottomesso alla Vergine Maria. Per cui per il suo orgoglio questo gli è un grandissimo tormento. Il demonio è attormentato perché? Perché la Vergine Maria gli schiaccia la testa. Quando interviene lei, lui fugge. Per cui quando noi ci mettiamo da parte del rosario, preghiamo il rosario, il demonio fugge. Non può tollerare questo. Per lui pregare l'Ave Maria è un flagello che lo castiga talmente che non può stare. Per cui volete la pace nelle famiglie? Quando c'erano dei problemi nelle famiglie, venivano a Padre Pio a chiedere soluzioni per i problemi, Padre Pio innalzava il rosario, dice moltiplicate i rosari, vedrete che si risolveranno tutti i problemi, però pregate con fiducia e amore e vedrete che si risolveranno i vostri problemi. San Luigi e anche il Papa nell'enciclica del Santo Rosario e prendeva una frase di San Bartolomeo Longo, dice che la Madonna onnipotente per grazia, Dio stesso è stato sottomesso a lei e Dio stesso in cielo continua a obbedire la Vergine, però i sospiri, le intenzioni, le preghiere della Vergine Maria sono in piena, in perfetta armonia con la volontà di Dio. Per cui Dio la obbedisce, continua a obbedirla. È una cosa, è un grande mistero, il mistero di Maria, è un grande mistero. Continuiamo gli ultimi articoli, perché questo ci rivelano una cosa importante che dobbiamo sapere sulla Madonna. Ascoltiamo questi ultimi articoli che ho messo qui dalla catechesi. È molto difficile, data la nostra piccolezza e agilità, preservare le grazie e i tesori di Dio. Perché? Uno, trasportiamo questo tesoro prezioso del cielo e della terra in vasi di terracotta, in un corpo corruttibile, in un'anima debole e instabile. Due, i demoni, ladri molto furbi, vogliono comprenderci all'improvviso per derubarci. Spiano giorno e notte il momento favorevole per questo. Ci circondano incessantemente per divorare e togliere il momento per un fatto tutte le grazie e i meriti. La loro malizia, la loro competenza, la loro astuzia e il loro numero devono farci temere questa disgrazia. Poiché le persone più piene di grazia, più ricche di virtù, più esperte ed elevate di santità di noi, sono state sorprese, derubate e saccheggiate. Ah, quanti cedri tribano, le stelle del firmamento. Allora, caddero miseramente. Allora, qual è la causa? Allora dice il santo, aspetta. Ascolta Maria Rita, sì, aspetta. Allora, dice questo santo, dice che il mondo in cui noi viviamo così in corruzione, corruzione non soltanto attraverso le strade, ma anche attraverso i mass media, c'è una grande corruzione nel mondo. È difficile per noi rimanere senza essere macchiato. E anche molti che erano arrivati alla grande santità sono come dei cedri, sono caduti. E poi se noi anche confidando in noi stessi, confidando nella grazia di Dio, però cadiamo e possiamo cadere e possiamo rimanere caduti, perché in mezzo a questo mondo che è pieno di fango, anche i grandi santi sono caduti. E perché sono caduti? Allora qui si pone l'interrogazione di San Luigi Grignion de Montfort. Perché si sono caduti? Perché hanno confidato solo nella grazia di Dio, oppure hanno confidato solo che con la grazia di Dio ce la potevano fare, però mancava un elemento. Adesso ascoltiamo quello che dice nell'articolo seguente. Continua a leggere, Margherita, per favore. Siamo l'ultimo articolo. Sì. Perseverare nella grazia a causa dell'orribile corruzione del mondo, corruzione tale che diventa praticamente impossibile per i cuori di non essere macchiati con il fango
almeno con la sua polvere, al punto che è un miracolo che una persona rimanga nel mezzo di questo torrente impetuoso, senza nel mezzo di questo mare in tempesta, senza inondazioni, nel mezzo di questa atmosfera, senza essere infettati. Solo la fedele Vergine, contro la quale il serpente non poteva fare nulla, compie questo miracolo a favore di coloro che la servono. Allora dice, la risposta è quella, che quelle persone si sono affidate troppo a loro stessi, troppo, e hanno mancato di umiltà, perché se loro avessero affidato tutto alla Vergine Maria, si sarebbero consacrati nel suo cuore immacolato, avessero affidato a lei tutto il tesoro di grazia che Dio ha depositato nel loro cuore attraverso tantissime comunioni, sacramento della Santa Confessione, questi che poi sono cresciuti, se avessero affidato tutto quello che sono alla Vergine Maria, chiedendo a lei di proteggere come suo tesoro quello che siamo e quello che è la devozione che viene descritta in questo trattato della vera devozione della Vergine Maria, di questo libro di San Luigi Grignion de Montfort, ossia questo non sarebbe avvenuto. Per cui il grande segreto di santità è di consacrarsi tutti i giorni nel suo cuore immacolato, di vivere questa consacrazione ad ogni istante della giornata, così che la Vergine Maria ci protegga nel suo cuore materno, con il suo amore materno. Abbiamo affidato a lei tutto quello che siamo, e il nostro corpo, la nostra anima, i nostri beni materiali spirituali, quello che siamo, anche i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro cuore, quello che siamo, affidiamo tutti a lei, depositiamo tutto a lei e chiediamo a lei di preservarci come il suo proprio tesoro. Dobbiamo fidarci di noi. Allora, se dice San Luigi, se questi santi che erano raggiunti come dei centri di santità poi sono caduti, è perché gli è mancato questo passo di questa devozione alla Madonna. Hanno confidato troppo su loro stessi, che potevano farla da loro stessi, però hanno confidato troppo direttamente in Dio, ma senza passare dalla Madonna. Ora, la Madonna è un passo essenziale, per la santità. Vediamo che nel corso della storia della Chiesa tutti i grandi santi hanno avuto devozione alla Madonna, particolarmente il nostro Papa Giovanni Paolo II, grande esempio. Lui dice totus tus. Il totus tus non è altro che questa devozione, perché il totus tus è esattamente quello che vi ho detto adesso. È affidare a Maria tutto quello che siamo, tutto quello che affidare tutto a lei, perché sappiamo che da noi stessi noi non ce la possiamo fare, però con lei, allora con lei tutto sarà possibile. Allora adesso vorrei parlare dunque di un argomento che è molto vicino. Noi non dobbiamo temere, non dobbiamo essere nell'angoscia, non dobbiamo questo, perché se abbiamo una mamma che sta vicino, che ci sta guidando passo a passo, non dobbiamo temere nulla. Ecco, e adesso vediamo alcuni passi nel Vangelo di cui il Signore Gesù dice agli apostoli, rimprovera gli apostoli perché temono, perché sono nell'angoscia, perché, ecco, questo è quando uno vive nell'angoscia, una mancanza di fiducia, una mancanza di affidamento, una mancanza. Allora, come possiamo noi vincere queste paure, questi timori, questo non significa mancare di prudenza, perché dobbiamo usare di prudenza. E in questo caso
la prudenza verso il virus non è mai troppo. Dobbiamo usare tutte le possibilità umane e dobbiamo trovare anche tutti i pere di prudenza per proteggerci. Questo è importante, la prudenza è importante. Però quando noi usiamo tutti i mesi di prudenza, ecco, quello che facciamo umanamente, quello che è possibile, e dobbiamo ricorrere a tutti i mezzi divini, ok? Non soltanto quelli umani, ma anche quelli divini, e soprattutto la parola di Dio. Ascoltiamo che cosa nostro dice il nostro Signore sulla paura. Allora, ho messo qualche brano perché la nostra catechesi terminerà fra 10 minuti, perché ho detto che alle 8 tutto sarà terminato. Alle 8:30 abbiamo il nostro rosario in linea con diversi paesi del mondo, perché per la prima volta saremo collegati con i gruppi dell'America Latina e che anche con i gruppi della Germania. Insieme anche, si farà pochino alla volta, anche il legamento con le Filippine e con la Nigeria. Perché... E adesso leggiamo questi brani biblici che ci parlano come vincere la paura. Allora, può leggere Margherita? Un pochino più allontanato dal microfono, a sempre la stessa distanza, in modo distintivo. Ascoltiamo il primo passo che ho scelto per voi. Efesini, capitolo 6, versetto 18. Pregate continuamente con spirito e cuore, preghiere e preghiere, e osservare lo stesso con ogni sforzo. Il capitolo 6, versetto 18, scusate che è un pochino male tradotto, pregare continuamente con spirito e fervore. È vero, è molto importante, non tralasciamo nessun momento in preghiera. E dobbiamo rimanere, anche quando noi lavoriamo, sia come dice San Paolo, sia che mangiate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, rimanete sempre uniti con il nostro Signore. Poi, quando siete alla pausa, rimanete nella preghiera. Fate in modo tale che fin dal mattino, offrendo la vostra giornata, la meditazione, il vostro rosario, il primo rosario alla Madonna può essere, per esempio, affidamento alla Madonna totale, rimanete nel cuore della Madonna durante tutta la giornata, perché lei vi porterà Gesù. Però non stacchiamoci mai durante la giornata, dobbiamo essere su una preghiera continua. Per cui rimanere nel cuore immacolato di Maria significa rimanere continuamente nel suo cuore, in una preghiera costante. Tutto quello che facciamo, lo facciamo con Maria in Maria, perché lei ci porta a Gesù. Il compito della Vergine Maria è portarci direttamente al cuore di Gesù. Allora, adesso vediamo Filippesi, capitolo 4, versetto 5. Sì. Il Signore è vicino, sia ansioso per nulla. Le richieste davanti a Dio, in ogni preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che supera ogni comprensione, custodirà i tuoi cuori e i tuoi pensieri, Cristo Gesù. Allora, ciò significa... Sì, aspetta. Perci? Adesso, allora, questo significa... E come dice qui la lettera ai Filippesi, il Signore è vicino e poi dice in ogni circostanza presentate le vostre richieste a Dio con preghiere suppliche di comprensione, custodire i vostri cuori, i vostri pensieri, Cristo Gesù, la pace di Dio. Allora, questo dice in qualsiasi circostanza. Dobbiamo mettere tutto in preghiera, non dobbiamo essere indifferenti. Allora, in che maniera dobbiamo mettere questo in preghiera? In qualsiasi circostanza. Allora, per esempio, vediamo che tante persone sono ammalate di questo virus. O abbiamo saputo oggi, per esempio, una persona che stava alla catechesi, e questa catechesi è ammalata. Allora, in qualsiasi circostanza, non dobbiamo angustiarci, ma dobbiamo metterlo in preghiera e suppliche. Ho detto a questa persona che io ti metterò nella mia messa e ho chiesto, di a tutti i tuoi figli di pregare la coroncina, possibilmente due volte al giorno, per lo spazio di 9 giorni,
per chiedere la tua salute, per chiedere la grazia di che possa, ecco, ritrovare la salute velocemente. Ecco, qualsiasi cosa che, qualcosa che ci possa fare paura, dobbiamo mettere in preghiera. Ora, non dobbiamo essere indifferenti, perché sentiamo questi tanti ammalati del coronavirus, tanti che muoiono del coronavirus, adesso siamo arrivati più di 2 milioni, non so, 3 milioni o 2 milioni, più di 2 milioni di infettati nel mondo. Non dobbiamo essere indifferenti, dobbiamo mettere tutto questo in preghiera. Allora, mettiamolo nella preghiera della coroncina, mettiamolo nelle piaghe di Gesù durante la Santa Messa, perché ricordo che anche voi, se non venite di presenza fisica, ma voi siete presenti spiritualmente alla Santa Messa, quando guardate la Santa Messa su Facebook, però dovete cercare di non essere troppo distratti, quando è il momento di mettersi in piedi, mettetevi in piedi, quando è il momento di mettersi seduti, mettetevi seduti, quando è il momento di mettersi in ginocchio, mettetevi in ginocchio, perché dovete essere come presenti. Però soprattutto il momento del sacrificio, che è il momento della consacrazione, a quel momento dovete mettere tutte nelle piaghe di Gesù, tutto nel sangue di Gesù, perché in quel momento Gesù è realmente sull'altare con tutta la sua passione. A quel momento offrite a Dio il vostro sacrificio spirituale. Che cosa? Che cosa significa il vostro sacrificio spirituale? Significa che a quel momento offrite per mezzo del cuore immacolato della Vergine Maria, che sta qui ai piedi della croce, sta qui la Vergine Maria, ai piedi dell'altare, in ogni Santa Messa, lei offre il sacrificio del suo Divin Figlio. Offrite il sacrificio di Gesù sulla croce al Padre Celeste, dicendo: Padre Eterno, ti offro per mezzo delle mani della Vergine Maria, nostra Madre, la corredentrice dell'umanità, la madre dei dolori ai piedi della croce, ti offro tutte le piaghe aperte del tuo figlio nostro Signore, ti offro tutto il preziosissimo sangue che ha versato sulla croce, ti offro tutti i meriti infiniti dei suoi dolori e della sua passione, te le offro per tutti quelli che stanno soffrendo di questo coronavirus, te le offro in riparazione del peccato. Te le offro per tutti questi giovani affinché possano scoprire di nuovo l'amore di Dio nella loro vita e ritornare a te. E te le offro anche per la guarigione di questi qui, guarigione del corpo e dell'anima. Mettiamo tutto in preghiera, per cui non angustiatevi di nulla, dice San Paolo. Presentate le vostre preghiere, suppliche, con ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni conoscenza, avvolgerà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per cui, che cosa sarà il frutto di questa preghiera? Il frutto di questa preghiera sarà la pace, la serenità nel vostro cuore, perché facendo così, che in realtà è il vostro sacrificio spirituale, gradite a Dio, voi avete realizzato un'opera meravigliosa in cielo, un'opera mistica, però è un sacrificio spirituale, è quello più gradito a Dio. Adesso vediamo un altro passo e poi terminiamo la nostra catechesi, perché ci rimane soltanto 3 minuti. Allora, l'ultimo ve lo leggo io. Ricordatevi questo passo, quando Giovanni, capitolo 6, versetto 18. Frattempo il mare soffre un vento molto forte, stava agitando la barca, e a un certo punto gli apostoli sono pieni di timore, e poi dice Pietro, però citando alcuni passi paralleli: Signore, se sei tu, fa che io possa anch'io camminare. Però ecco, dice vieni, allora comincio a camminare sul mare. Però vede, con tutti i venti contrari, comincio lui invece a guardare Gesù, comincia a guardare se stesso, la sua propria debolezza, la sua propria impossibilità, e comincia a affogarsi nel mare. Stavo dicendo: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora, noi siamo nel mare della vita e ci sono tanti venti contrari. Però io
ho avuto una ultima e una grandissima notizia. Prima vedevo tantissimi peccati di aborto, criminalità, robbia a non finire. E allora questi peccati sono dei virus che affliggono il cuore di Gesù. Qui c'era da essere nell'angoscia. Qui c'era da essere nell'angoscia per questi virus che stanno contaminando l'umanità. Per cui veramente in questa epoca stava per essere veramente in grandissima angoscia. Però adesso, in questo periodo, questi robbi, queste uccisioni hanno diminuito 70% in Italia. 70% in Italia sono diminuiti in questo periodo. Allora ho detto, grande sollievo per il cuore di Gesù. Adesso possiamo respirare, non possiamo più essere nella goccia, adesso deve essere da gioia, perché questo peso è diminuito, sul cuore di Gesù è diminuito. 70% di questi robi, questi furti, di questi assassini sono diminuiti, 70% in Italia. Allora ringraziamo Dio per questa epoca, che è un grande sollievo. Adesso possiamo respirare, adesso non dobbiamo più essere nell'angoscia, nella libertà dello spirito. Signore, sempre di più questi peccati, perché questi peccati sono dei virus molto più pericolosi. Molto più pericolosi del virus stesso. Per cui i piani di Dio non sono i nostri piani. Continuiamo a perseverare nella preghiera della Coroncina, del Santo Rosario, e affidiamoci totalmente, totalmente alla Vergine Maria in questo mese di maggio. Non tralasciamo il mese, vi invitiamo tutti a pregarlo insieme. E allora, siccome l'orario è terminato, e allora ringraziamo questa catechesi con un Padre nostro, il Padre Celeste, e un Ave Maria la Madonnina. Allora lo diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E diciamo un'Ave Maria di ringraziamento, e anche vi raccomando di leggere e di pregare tutti i giorni il Salmo 91. Questo Salmo 91 in questo periodo ci darà tanta pace, tanta gioia, tanta serenità, perché il Salmo 91 si realizzerà nella nostra vita. Allora, come compito vi lascio di leggere stasera e ogni giorno il Salmo 91 con il Santo Rosario ogni giorno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso poi questa catechesi poi sarà registrata e poi sarà e comunicata a tutti quanti, perché possiamo vivere bene il mese di maggio in questo periodo. Adesso vi do la benedizione. Signore Gesù, la pienezza e potenza e benedizione che scaturisce le tue piaghe e il tuo preziosissimo sangue, e per l'intercessione di Maria Santissima, vincitrice tutte le cose di Dio, benedica voi. Adesso benedico anche le vostre famiglie, benedico anche le vostre case, perché ho detto, non ho fatto tempo di vedere tutti quanti, di benedire tutte le case. E fisicamente non vorrei farlo, però anche per via di telefono, e adesso che siccome sono con voi, adesso faccio benedico le vostre case anche. Signore Gesù, la pienezza e potenza di sonne che scaturisce le tue piaghe e il tuo preziosissimo sangue, per intercessione di Maria Vergine, e la potenza e benedizione anche della tua gloriosa resurrezione, benedice tutte le famiglie, benedice tutte le loro case, e i tuoi santi angeli a proteggere queste case, e la tua benedizione, Padre, Figlio, Spirito Santo, discende su di voi, sulle vostre case, sulle vostre famiglie, e sia fonte di amore, di allegria, di pace per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie di tutto. Amen. Grazie Maria Rita per aver letto.